fa atmosfera, sì, bello. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Gopi Janna Vallabha Girivara Dhari. Gopi Janna Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai. Shri Shri Radha Braja Sundar Ki Jai. Hare Krishna. Prima di tutto i più sentiti auguri di buon anno. Oggi è il primo dell'anno, anno del Signore, anno del Signor Chaitanya, 533 Gorabda. 533. 533 anni che il Signor Chaitanya è apparso a Mayapur. In India spesso questi anni l'ISKCON ha preso l'opportunità. C'è qualcuno che traduce per chi non parla italiano? So, for those who don't speak
Italian, we'll have a translation, simultaneous translation. In India spesso l'ISKCON prende l'opportunità di questi vari anniversari per fare attività particolari, per esempio 524 l'anno cinquecentenario della presa di Sannyasi, di Sri Chaitanya, cioè hanno fatto dei festival, delle cose. Se non sbaglio l'anno scorso era il cinquecentenario della visita di Sri Chaitanya a Vrindavan. Un altro anno era il cinquecentenario della visita di Sri Chaitanya a Srirangam, Sud India. Quindi cioè, in India si sta, magari non ogni anno, però ogni qualche anno c'è un importante evento che si celebra così. Bene. Srimad Bhagavatam, ottavo canto, capitolo 16, il metodo di adorazione conosciuto come Payovrata, e oggi è il verso 22, Aditi chiede al marito di come adorare il Signore per soddisfarlo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Potrebbe sembrare che anche questo libro ha 533 anni, ma non è così. Sri Aditir Uvacha. Kena ham vidhina brahman upasthaye jagatpatim yatame satya sankalpo vidadhyat samanuratham. Shri Aditir Uvacha. Kenaham vidhina brahman upasthaye jagatpatim yatame satya sankalpo vidadhyat samanuratham. Vaishnavis, devote. Yeah.
Shri Adhiti Uvacha. Shri Adhiti Uvacha. Srimati Aditi cominciò a pregare. Srimati Aditi cominciò a pregare. Kena. Kena. Con quali? Con quali? Aham. Aham. Io. Vidina. Vidina. Con i principi regolatori. Brahman. Brahman. O Brahmana. O Brahman. Upasthaye. Upasthaye. Posso soddisfare. Jagatpatim, il Signore dell'universo. Jagannath, Yata, dal quale me, mio. Satya Sankalpa, il desiderio potrà essere veramente soddisfatto. Vidadhyat, che possa soddisfare. Saha, egli, il Signore Supremo. Manuratam, ambizioni o desideri. Traduzione. Srimati Aditi disse. No, era una pausa. O Brahmana. O Brahmana, parlami dei principi regolatori che mi permettono di adorare il Signore Supremo del mondo, in modo che egli sia soddisfatto di me e appaghi tutti i miei desideri. Spiegazione Srila Prabhupada. È detto, l'uomo propone e Dio dispone. Una persona può nutrire i più svariati desideri. Ma senza l'approvazione di Dio, la persona suprema, essa non potrà soddisfare questi desideri. La soddisfazione dei desideri è detta Satya Sankalpa, espressione questa che assume un'importanza rilevante nel verso. Aditi si affidò alla misericordia di suo marito perché le desse istruzioni sul modo di adorare Dio, la persona suprema, nella speranza di vedere così soddisfatti tutti i suoi desideri. Il discepolo deve innanzitutto decidere di adorare il Signore Supremo e allora il maestro spirituale gli trasmetterà le istruzioni necessarie. Non si possono dare ordini al maestro spirituale. Proprio come un paziente non può pretendere che il medico gli prescriva un certo tipo di medicina. Questo è l'inizio dell'adorazione di Dio, la persona suprema. La Bhagavad Gita, capitolo 7, verso 16, conferma Chaturvidha bhajante mam janaha sukriti norjunha arto jigyasu artarti gyanicha bharatarshaba. Traduzione, o migliore dei Bharata, quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione, l'infelice, il curioso, l'uomo che cerca la ricchezza e colui che desidera conoscere l'assoluto. Fine della traduzione. Aditi era nella categoria degli Artha, delle persone infelici. Il suo grande dolore era dovuto al fatto che i suoi figli, gli esseri celesti, erano stati privati di tutto ciò che possedevano. Perciò desiderava prendere rifugio in Dio, la persona suprema, sotto la guida di suo marito Kassyapa Muni. Omagyanati mirandasya gyananjana salakaya chakshurun miritamena tasmai shri guru namo. Amon Vishwapada Krishna Vistaya Budhaya Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namini Namaste Sarasvati Devi Guruvani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine
Vancha kalpa tarubhyas cha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Allora, traduzione nuovamente, se volete ripetere. Srimati Aditi disse: o Brahman, parlami dei principi regolatori che mi permettono di adorare il Supremo Signore del mondo, in modo che Egli sia soddisfatto di me e appaghi tutti i miei desideri. Allora, qui è un classico esempio di preghiere con un interesse personale. Vorrei parlare di due temi che sono molto prominenti in questo verso e spiegazione. Uno è il concetto che l'uomo propone, Dio dispone. Abbiamo dei desideri, ma alla fine è Dio che deve darci il risultato. E il secondo è il concetto delle preghiere come queste di Aditi, preghiere, se vogliamo, a scopo materiale, a scopo interessato personale, nell'ambito del servizio azionario. Allora, prima cosa, Satya Sankalpa. Qui è usato Satya, vero, autentico, valido. Sankalpa vuol dire desiderio, vuol dire anche determinazione. Infatti nei puja, quando si fa un puja, un'adorazione, uno yagya, si inizia dal sankalpa, è proprio una delle fasi del sacrificio. In altre parole, si può descrivere come una affermazione d'intento. Fa proprio parte della procedura. Uno dice, ecco, io tal dei tali, in genere si dice la famiglia, in questo posto, questo posto dell'universo, si parte dall'universo, poi Jambodvipa, eccetera, eccetera, Bharata Varsha, sei in India, qui, ta, ta, ta. In questo giorno si dà il titi, il giorno, farò questo sacrificio. Il Sankalpa è un concetto importante. E Satya Sankalpa è anche un nome di Dio, di Krishna. Satya Sankalpa, Satya Kama, Satya Sankalpa. Perché Satya vuol dire vero, Satya Kama, Kama vuol dire desiderio, o Sankalpa sono sinonimi, più o meno sinonimi, che vuol dire che la Persona Suprema Krishna ha questa capacità innata, eterna, di poter soddisfare i suoi desideri. In altre parole, la sua espressione di un desiderio è già un fatto. Perché? Perché non esistono ostacoli alla soddisfazione dei suoi desideri. Noi, quando abbiamo un desiderio, troviamo tanti ostacoli o tanti elementi che vanno soddisfatti, che devono essere al loro posto. Anche un desiderio normale, quotidiano, ecco, andare a Firenze. Io voglio andare a Firenze, questo è il mio Sankalpa. Devo trovare una macchina. Devo trovare la macchina, devo magari metterci la benzina, devo avere poi la patente, le strade devono essere percorribili, non ci devono essere blocchi. Insomma, ci sono tutta una serie di fattori per soddisfare questo desiderio o questo piano, questa determinazione di andare a Firenze. Ora, per Krishna è diverso, perché tutto è una sua energia, quindi non esistono ostacoli, perché l'ostacolo, che è una forma di energia che si frappone fra noi e il nostro desiderio, la soddisfazione del nostro desiderio, per lui non esiste, perché è la sua energia. Quindi non esiste, nessuno ha la capacità di frapporsi fra Krishna e la soddisfazione dei suoi desideri. Perché anche quel tipo di energia che
questa persona ipotetica avrebbe è l'energia di Krishna. Quindi l'energia di Krishna. Perciò il concetto dell'ila, in cui Krishna fa tante cose che sembra anche con sforzo. Fa le battaglie, i demoni, a Dvaraka fa i piani strategici per sconfiggere Jarasandha e compagnia bella, però è tutto un gioco. È come una persona che gioca a calcetto, non ha bisogno di giocare a calcetto, è un divertimento. E infatti, sai, il calcio a 5, no, il calcetto. Non ci sarebbe divertimento senza gli avversari. Nessuno gioca a calcetto 5 senza nessuno. Potrebbero fare gol ogni pochi secondi, potrebbero fare, ma nessuno gli piace, non ha senso. Però è un gioco, sono tutti amici. Sono tutti amici, beh, tu sei, questi 5 giocano questa parte, questi 5 giocano quell'altro e ce la giochiamo. E si spingono, si sanno da questo, passa questo, destra a sinistra, c'è. E poi alla fine sono tutti amici, vanno a mangiarsi una pizza, eccetera. Così quello che sembra lo sforzo di Krishna è tutto un gioco per Krishna. Per noi non è così, perché è un'altra categoria. Lui è il maestro di tutte le energie, noi siamo un piccolo la parte infinitesimale di queste energie. Quindi per noi invece gli ostacoli sono veri, sono ostacoli interni, ostacoli esterni, e poi ci sono ostacoli karmici, nel senso, io voglio fare qualcosa, è come c'hai una carta di credito, un bancomat, vuoi comprare un qualcosa, ma magari non ce l'hai quei soldi in banca. Mi piace questo oggetto, mi piace questo computer, mi piace questa macchina, ma magari non ce l'ho i soldi per comprarlo. Quindi c'è il desiderio, ma non c'ho il credito. Uno che ha più credito, che ha tanti soldi in banca, si compra il computer che vuole, si compra la macchina che vuole, se ne compra varie. Molta gente ricca ha tutta una scuderia di macchine, non c'ha la Maserati, la Lamborghini, la Ferrari, la McLaren, eccetera. Si compra un jet privato perché ha un grosso conto in banca, quindi la sua capacità di soddisfare i suoi desideri è più della persona che ha un conto, una persona di ceto medio, che dire, di una persona indigente, ecco, mi veniva indigesta ma non era la parola giusta, indigente, che dire una parola indigente. Quindi karmicamente ognuno ha un conto in banca cosmico che è tenuto dal Paramatma, è tenuto da anche vari Deva, e quindi non tutti possono soddisfare tutti i desideri. Però, come vediamo qui, kenaham vidi na brahman, o brahmana, dammi i vidi, dammi le chiavi, dammi i mezzi per incrementare il mio credito. Abbiamo un credito, c'è chi ha un conto in banca in un modo, chi ha un conto in banca in un altro, però si può incrementare il conto in banca. Se adesso hai 200 euro in banca, puoi fare delle cose, vanno a 2.000, possono andare a 20.000, possono andare a 200.000. Se fai le cose giuste, se ti associ con le persone giuste. Qui Aditi dice, dammi il modo per incrementare il mio conto in banca, che ovviamente adesso sono la madre dei Deva, ma i Deva sono stati buttati fuori dal paradiso. Dammi i mezzi, vidi, dammi i principi regolatori, ce la prova traduce, dammi i mezzi, dammi gli strumenti, il metodo per soddisfare Dio. E qui veniamo al secondo punto. Soddisfare Dio, ma per soddisfare me stessa. Non è soddisfare Dio, punto. Soddisfare Dio, vedi, proprio la struttura è molto chiaro. Dammi questi vidi, upasthaye jagatpatim, così che posso soddisfare il Signore Jagannath,
Yatame satya sankalpo, così che poi mi soddisfa i miei desideri. In altre parole, è una forma di commercio. È una forma di commercio, non è una forma di bhakti pura, ovviamente. Ora, non è una forma di bhakti pura, però è una fase nello sviluppo del sé che a volte, spesso, spessissimo, se non in tutti i casi, è necessaria. E non si può condannare. Infatti Krishna dice questo verso che Shri Prabhupada cita: Chaturvidha bhajante mam, ci sono quattro tipi di persone che mi adorano. Chaturvidha, come cantiamo la mattina? Quattro tipi di persone, Chaturvidha, quattro tipi, bhajante mam, mi adorano. Chana sukriti no, sono persone buone, sono persone pie, sono persone virtuosi, sono persone brave, sono fra i buoni. Qui in quei due versi della Bhagavad Gita praticamente Krishna parla dei buoni e dei cattivi. I cattivi, quattro tipi di cattivi, quattro tipi di buoni. Questi sono buoni, sukritina, sono persone virtuose. E sono quelli che soffrono e si rivolgono a Dio, quelli che sono curiosi, vogliono soluzioni sociali, eccetera, e si rivolgono a Dio, quelli che hanno bisogno di soldi e si rivolgono a Dio, e quelli che cercano la conoscenza, cercano di capire la natura della realtà e si rivolgono a Dio. Allora, queste sono fasi che non è il massimo. Però sono fasi ottime. È come Krishna in un altro capitolo, 12° capitolo, dice: pensa a me spontaneamente con amore. Se non riesci a farlo, allora segui i principi del Bhakti Yoga, così che poi questo amore si sveglia. Se non riesci a fare i principi del Bhakti Yoga, almeno sviluppa la conoscenza, perché poi ecco ti dai un'occhiata alla realtà piano piano. Se non riesci a sviluppare la conoscenza, magari non c'hai tempo, non c'hai la mentalità filosofica, almeno fai carità, non essere attaccato alle cose che hai, fai questo, abnega, dona, dai qualcosa, dai qualcosa, sacrifica qualcosa. Ecco, quindi tutto è buono a un certo livello. Per darvi un'analogia, quando il bambino, quanti di voi hanno figli? No, non c'è niente di male, vedo molta esitazione a alzare la mano. Un amico ha detto che ha rubato la marmellata dal Puggiari, ho chiesto solo chi ha figli. Vabbè. Insomma, sono vari. Allora, i figli, c'è una fase di sviluppo del figlio in cui il figlio è completamente egoista. I primi 80 anni di vita, no, era uno scherzo. Voglio dire, a un certo punto il figlio, dai. C'è una fase, il bambino, il bebè, proprio il neonato, solo cerca dalla madre, no? Solo vuole il calore del corpo e il calore del latte in bocca. Questo è tutto quello che vuole. Non c'è dialogo. Non c'è nessun altro tipo di relazione, vuole il calore del corpo e il calore del latte e il sapore del latte, cioè tutto quello è quello che vuole. E la mamma è contenta. La mamma è contenta se il figlio, come si dice, poppa, succhia il latte, anzi lo vuole. La mamma è contenta quando dorme, è contenta, sta dormendo, poi si alza, prende il latte. La mamma è contentissima, il papà è contentissimo.
Anche dopo qualche anno che il figlio è ancora lì, magari adesso parla, adesso corre, c'hai 2 anni, che non si sta fermo un attimo, e va dalla mamma, mi dà la merendina? La mamma è contenta, dice, ha fame, c'ha appetito, sta bene, dagli la merendina. Non c'è, la madre non ancora, non si aspetta niente, non si aspetta ancora niente. Quindi c'è una fase di crescita positiva, andare dal genitore semplicemente per prendere. Certo, si può fare in modo più educato o meno educato, però se il bambino va dalla mamma, mi dai la merendina? Magari con un sorriso, mamma mi dai la merendina? La mamma è contenta. Non gli va a dire al bambino di 6 anni, va a lavorare, prendete, va a lavorare, te la compri tu la merendina. No, non glielo dirà mai, almeno che sia una madre proprio di quelle da tregenda. Allora, c'è una fase nel servizio emozionale che l'anima è un po' come un bambino e vede il Dio come un padre, un, come dice proprio, order supplier, uno che, come si traduce order supplier? Sì, uno che dà, uno non gli fai una lista, mi dà questo, mi dà quest'altro per favore, no, eccetera, preghiere, riti, sacrifici, incensi, mirre, cose, no, vari palazzi dedicati al culto, eccetera, però alla fine cioè, mi dai questo, mi dai quest'altro, dammi quest'altro, eccetera. E va bene come una fase, va bene come fase. Non è il massimo, non è la fase più alta. La fase più alta ce la dà il Signor Chaitanya. Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam Va, Jagadisha, Kama Ye. Interessante, Jagadisha, stessa parola qui, Jagat Patim, Jagadisha. Adanam Najanam Nasundarim Kavitam Bha Jagadisha Kamahi Mama Jammani Jammani Shvari Bhavatat Bhaktir Haha Tukitvahi. Sì, Chaitanya ci dice, guarda, è una preghiera che ci fa come esempio, Nadhanam, non voglio soldi, non voglio opulenze. Najanam, non voglio seguaci, non voglio influenza sociale, politica, eccetera. Nasundarim, non cerco una donna o un uomo bello, non cerco un compagno che soddisfi i miei desideri coniugali. Najanam, Nasundarim, Kavitam Vajagadisha Kamaye, Mama Jammani Jammani Shvare. Addirittura vita dopo vita, quindi non chiedo neanche la liberazione, non ti chiedo neanche trasferiscimi nel mondo spirituale, non ti chiedo neanche quello. Allora cosa chiedi? Mama Jamman Jammanishvare Bhavatad Bhavatad Bhakti, la tua Bhakti, voglio la tua Bhakti, voglio fare servizio emozionale, basta. Quella è l'idea del Signor Chaitanya e di tutti, of course, naturalmente i mistici avanzati, le persone che hanno realizzato, però questo concetto non si può forzare, non si può forzare, non si può istituzionalizzare. Si può istituzionalizzare la coltivazione di questo concetto, si può enfatizzare, si può sottolineare, si può ripetere. Come facciamo al mattino? Shishastaka lo fate tutte le mattine? Ecco, quindi vogliamo ricordarci, vogliamo coltivarlo, vogliamo assorbirci, assimilarlo, però non si può forzare, perché ognuno poi deve fare questa scelta interiormente. Si può istituzionalizzare il metodo, il vidhi, cantiamo Hare Krishna. Cantiamo il Maha Mantra, quello si può istituzionalizzare, però per cosa lo canto io, per cosa lo canti tu, per cosa lo canta lei, quello ognuno deve saperlo. L'istituzione, l'organizzazione, la denominazione religiosa, chiamala come ti pare, il movimento ti può dire, ti può consigliare, guarda, seguiamo il Signor Chaitanya, bisogna farlo disinteressatamente, a
Haitukhi Apratiata è l'unica cosa, servizio devozionale incondizionato è l'unica cosa che veramente soddisferà il sé. Quindi lo dobbiamo ripetere, lo dobbiamo enfatizzare, sottolineare, eccetera, 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 però non si può forzare, perché è una cosa interiore, alla fine è una cosa interiore. E se si forza troppo presto, troppo prematuramente, poi si creano dei disastri. Abbiamo visto che le persone, ecco, vabbè, rinuncio a tutto, non ho bisogno di donne, non ho bisogno di uomini, non ho bisogno di niente. E invece il bisogno c'era. Invece il bisogno c'era. L'ancora c'era. È partita la nave, però l'ancora c'era ancora. Dice, vado, sai, come il Titanic, l'inaffondabile Titanic. Sapete la storia, no? C'è fatto sto barcone, l'hanno battezzato l'inaffondabile. Partito da dove? Dall'Inghilterra? Ma doveva andare in America? Dall'Olanda, dall'Europa, è partito dall'Europa, fanfare gigantesche, tutti, sai, era l'era della rivoluzione industriale, c'era un grande entusiasmo mondiale sulla tecnologia, la capacità dell'uomo a fare le cose. Ecco, questo è l'inaffondabile. E tutti ci hanno creduto, cioè, inaffondabile, ma bello. Non so, come migliaia di persone su sto Titanic, primo viaggio, preso un iceberg, boom, affondato. Come siamo arrivati a parlare del Titanic? Se uno prematuramente si sente inaffondabile, no? Si sente, io ormai questo è l'oceano della natura materiale, mi fa un baffo qua, io vado, invece poi dove vai? Poi affondi come un poraccio, in bocca ai pesci, come si dice. Quindi, alla fine sono un po' come le unghie, le tagli al momento giusto non ti fa male, anzi ti senti pulito, bello, però te le tagli troppo presto ti fa male. Sì, troppo a fondo, troppo presto, nel senso troppe, te le tagli troppo vai alla carne. Allora, questa rinuncia, ma non sto parlando di rinuncia sociale, parlo di rinuncia interiore, nel senso veramente questa fede che Krishna, c'ho solo bisogno di Krishna e c'ho solo bisogno che Krishna sia felice, c'ho solo bisogno di questo. Questa fede interiore potente, e ognuno se la deve costruire, perché l'istituzione te lo può dire, facciamo il Bhagavad ogni mattina, facciamo Shikshastra ogni mattina, facciamo quasi tutto ogni giorno, cantiamo Hare Krishna, per favore, Srimati Radharani, dammi il servizio di devozione, eccetera, eccetera. Però poi alla fine interiormente ci deve essere quello scatto, no? Che lo facciamo senza interessi personali. Allora, a che ora si chiude? 9:15. Più o meno. Allora, questi sono alcuni, ecco, spunti su questi due concetti, che l'anima per natura deve dipendere da Dio per la soddisfazione dei suoi desideri, perché non ha il controllo di tutte le energie, mentre invece per Krishna è diverso, e secondo il ruolo anche positivo degli interessi personali, come vediamo qui Aditi, la madre dei Deva, con grande rispetto, però qui vediamo, ci dà un esempio di un interesse personale, dammi il metodo così che poi i miei figli tornano al potere, tutto qui. Però vedremo che è anche molto positivo, perché attraverso questo poi appare Vamanadeva. Quindi anche i desideri personali, però fatti in modo giusto, la devozione fatta in modo giusto, quindi questo Sukritina, Krishna dice, Chaturvida Bhajante Mam, se uno viene all'adorazione giusta, anche con l'attitudine un pochino fuori obiettivo, poi i risultati ci sono. Domande, commenti?
C'è bisogno di un microfono per quello che fanno le domande o siamo online? Generalmente noi facciamo noi chi? Eh? Noi chi? Devoti. Tu e tua moglie o non so, perché noi anche, dire... anche io e mia moglie, però in linea di massima i devoti. Ah, i devoti. Ma io parlo per me perché non voglio coinvolgere gli altri nelle mie miserie. E generalmente facciamo servizio. Ma scusa, parli di te o parli al plurale? È un plurale maiestatis. Ah, bene, va bene, non basta capirsi. Allora, facciamo servizio, faccio servizio per ottenere qualcosa, no? E questo è un servizio un po'... Che vuoi ottenere? Interessato. Che vuoi ottenere? Che vuol dire? Che vuoi ottenere? Voglio avere avanzamento, voglio ottenere di cogliere l'obiettivo finale. Che è? Specialmente che tornare al mondo spirituale. È troppo? No, non so, qual è la domanda? Se è troppo o qual è la no, domanda? No, la domanda è che noi dovremmo fare servizio senza avere la pretesa di avere niente in cambio, cioè dovrebbe essere un dono. Cioè io faccio il Mongol Arctic, non lo devo fare per fare avanzamento, lo devo fare per riconoscenza a loro che sono sempre là e che magari gli fa piacere di vedermi. Così accendo la caldaia per i devoti, non per avere benedizioni e ringraziamenti, ma solamente per fare... allora in quel caso lì il servizio sarebbe più efficace, no? Quindi la domanda è: se faccio servizio per ottenere, ho dei risultati; se faccio servizio per non ottenere, cioè come un dono, ho degli altri risultati. Allora, l'avanzare spiritualmente è un desiderio sano, un desiderio legittimo e un desiderio necessario. Sì, qui non si sta, capiamo il principio fondamentale, la matrice, qui non si sta condannando, demonizzando o criticando il desiderio, ovviamente, perché il desiderio è praticamente la definizione dell'essere. Io sono, quindi desidero, quindi ho degli interessi, quindi questo lo avete sentito tante volte. No, la filosofia non è contro il desiderio. Il desiderio, l'anima desidera, Krishna desidera, l'anima desidera, è come respirare, no? Cioè, se sei vivo respiri, sei vivo respiri, se esisti desideri. Ora, ci sono desideri, come sappiamo, cosiddetti materiali, perché sono desideri filtrati attraverso l'ego, attraverso l'intelligenza materiale, attraverso la mente, Ankara, Buddhi, Manas, attraverso i samskara, le impressioni precedenti. Questi sono i vasana, sono i desideri materiali. Vogliamo sperimentare, no? con gli occhi vogliamo vedere delle cose che ci diano piacere, con le mani vogliamo toccare delle cose che ci diano piacere, vogliamo odorare cose, cioè, questo lo sappiamo. Questi desideri di gratificazione personale, piacere sensuale, e poi c'è il piacere psicologico: vogliamo una posizione, vogliamo rispetto, vogliamo prestigio, vogliamo controllo sugli altri. Vogliamo essere rispettati, vogliamo che la nostra idea poi venga accettata. Sono tutti desideri basati egoici. Però quando togli il falso ego, quando togli tutto gli anarta, eccetera, eccetera, l'anima c'ha tanti desideri. Infatti, signor Chaitanya non è che dice nadana, najana, nasundari, punto, basta. Quelli sono i buddhisti, quelli vogliono azzerare tutto. Noi no, dice Bhagava, noi diciamo Jamani Jamishare Bhavatad Bhaktir Ahai Tukitvai, voglio il tuo servizio d'amore incondizionato. Quindi il voler avanzare è un desiderio sano, un desiderio di purificazione, è un desiderio, uno sa. Qual è l'alternativa? Ecco, tu hai parlato di mongolarti, qual è l'alternativa? Dormo,
perdo tutto Brahmamurta, no? Perso le ore più importanti, più sacre del giorno, e poi? Quindi il voler avanzare è un desiderio sano. Il volersi purificare è un desiderio sano. Il voler... Quindi a prescindere da quello che uno vuole ottenere, beh, comunque è meglio farlo. Eh? A prescindere da quello che ciascuno vuole ottenere, è meglio farlo, perché comunque è un desiderio sano. A prescindere da quello che uno vuole ottenere... Tutto si può fare nei tre guna, sattva, raja, tamas. Krishna spiega nella Bhagavad Gita, si possono fare le austerità in virtù, si possono fare le austerità in passione, si possono fare le austerità in ignoranza. Uno dice, ma è austerità? No, ma quella è in ignoranza, perché non è autorizzato, crea scompensi fisici, i prana, eccetera, eccetera, oppure è fatto per far del male agli altri. E anche i sacrifici, Krishna dice nella Bhagavad Gita, ci sono sacrifici in passione, in virtù e in ignoranza, no? Come quel demone che si tagliava i pezzi di carne, li buttava nel fuoco per Shiva. Quello è una bella austerità, però, che voleva alla fine? Voleva avere il potere che con la mano qualunque testa toccasse, la testa scoppia. Pazzesco, proprio patologico. E quello si tagliava i pezzi di carne, li buttava dentro il fuoco, Shiva, Shiva, beccate sto porpaccio, cioè, pazzesco. Questo, pensa a Shiva, appare questo tutto mezzo tagliato, scarnificato. Dice, vabbè, Shiva, che vuoi? Dammi il potere di toccare con la mano la gente, cos'è che gli scoppia la testa. Questo sacrificio. Il sacrificio in virtù, Krishna dice, sono quelli autorizzati, basati sui Veda, eccetera, e sono fatti per dovere, nel senso, questa è la mia identità, ho questi doveri, ho questi obblighi che la mia identità mi porta e li compio per dovere, senza volerlo far sapere a tutti o senza volere un rendiconto personale. Però stiamo attenti a non volere, a voler annientare i desideri, perché quella non è la nostra... non è la nostra comprensione della realtà. Qualcuno vuole dire qualcosa? Allora, chi vorrebbe dire qualcosa o fare una domanda? Potete alzare tutte le mani contemporaneamente? No, così so che 1, 2, 3, 4, 5. Falla prima, va? Così domande. Ecco, domande che magari si possono rispondere breve, perché ci abbiamo 5 minuti, quindi... No, perché avevamo detto prima che il desiderio corrisponde anche, nel nostro desiderio corrisponde anche una volontà di Krishna. Come? Chi l'ha detto? Io non ho detto questo. Se abbiamo un desiderio, da dove sorge questo desiderio? Dipende dal desiderio. Però in alcuni desideri può essere questo avanzamento spirituale, eventualmente c'è anche la volontà di Krishna. Come, la mia domanda comunque okay. È come facciamo a capire se il nostro desiderio corrisponde anche al desiderio di Krishna? Chiedi ai devoti? Chiedi ai devoti? C'ho sto desiderio, quello che sia, è un desiderio positivo, un desiderio salubre? Salutare è legittimo, è progressivo. Ora però io se dovessi fare io la domanda ai devoti, non la farei io, ho questo desiderio, è questo il desiderio di Krishna, non lo direi così. Io chiederei, ho questo desiderio, è qualcosa che mi fa bene a me, mi aiuta poi a capire Krishna, avanzare verso la coscienza di Krishna. Perché Krishna, come abbiamo visto, parlavamo, ci sono tante fasi. Krishna alla fine vuole il nostro amore completo. Però
come una madre vuole il figlio che è maturo, che ha studiato, laureato, diplomato, quello che è, che ha la sua casa, che ha la sua famiglia, vuole i nipotini, vuole il figlio cresciuto. Però quando il figlio ha 2 mesi, alla madre va benissimo che vuole solo il latte, vuole solo dormire. Quindi io non la metterei, se questo è il desiderio di Krishna, direi: questo desiderio può essere legittimo, mi può aiutare, o è un ostacolo, qualcosa che devo processare, come si dice? Devo elaborare, ci devo lavorare. Però la risposta rimane. Scusate, io a volte le parole non vengono in italiano. Confrontati, mi spiego? Hai una tua ambizione, come qui sta facendo Aditi. Va dal marito che è Brahmana, uno dei saggi, e gli dici: come posso soddisfare? Quindi tu puoi dire: c'ho sto desiderio, vai da un'amica, c'ho questo desiderio, c'ho questo piano, questa ambizione, pensi sia utile, pensi sia qualcosa che va bene o è qualcosa che non va bene. Va bene? Grazie. Vediamo se trovo l'esposizione giusta. Semplicemente, noi veniamo, come hai detto tu, veniamo qui, l'istituzione, noi veniamo qui perché anche l'istituzione ci aiuta e chiediamo il puro servizio devozionale, più o meno. Questo è quello che suggeriscono di fare anche l'istituzione, anche le preghiere, i maestri parlano di questo puro servizio. È stato accennato che ci vuole il sacrificio, l'austerità. Tu come vedi, che importanza dai all'austerità per l'avanzamento spirituale? L'austerità è fondamentale, ma bisogna definirla. Austerità vuol dire che uno accetta delle cose che in circostanze normali non accetterebbe e rifiuta delle cose che in circostanze normali accetterebbe. Questa è l'austerità. Non è che bisogna cercarsela, nel senso, no, mangiare sempre meno, dormire sempre meno, no, se fa freddo vestirsi sempre di meno. Quello non è quella cosa raccomandata. Certo, se riesci a dormire un po' meno, mangiare un po' meno, fa anche bene, però bisogna, ecco, prima cosa la salute è la prima cosa. Però ecco, mongolarti, magari se vivevi a casa tua o praticavi il bhakti yoga, non ti alzavi alle 4, giusto? Non è che magari ti alzavi alle 4. E invece un'austerità dice: vabbè, io sto attento, vado a dormire prima, mi alzo alle 4. Oppure la doccia, sai che bisogna farla, a volte l'acqua è più calda, più fredda, però vabbè, io mi lavo. Queste sono le austerità. I giri, ho fatto un voto, 16, me li canto. Prima o poi durante la giornata me li finisco. Quindi austerità vuol dire semplicemente fare le cose che dobbiamo fare anche se a volte non ci piacciono. È importante, la base è uno stile di vita. Poi però quello che, come dice la Bhagavad Gita, Krishna spiega nella Bhagavad Gita, quello che è veleno all'inizio si diventa nettare. Quando il devoto, magari nuovo, l'ospite dice: ma vuoi la prima cerimonia alle 4:30 del mattino? Dice: no, 4:30 è notte, non è mattino. No? 4:30. La prima volta è quasi uno shock, no? Poi lo fa, arriva il primo giorno, tutto, non riesce a tenere gli occhi aperti. E poi diventa una forma, il devoto che si regola la vita, va a dormire presto, eccetera, lo fa con entusiasmo. Quindi quello che era una austerità si diventa un divertimento, diventa un qualcosa che uno cerca. Finisce i 16 giri, se ne canta, fa una passeggiata, se ne canta ancora qualcuno. Va bene?
Chiudiamo qui, c'erano altre domande? Prendiamo Mahamantra, che se no ieri era anche il compleanno di Mahamantra, se non gli rispondo la domanda. No, è una considerazione che mi ha fatto pensare questa devota, no? Che c'è la tendenza a dire: ah, ma hai fatto quella cosa? Allora il devoto risponde: beh, se Krishna vuole. Ma in realtà, no? Quando noi vogliamo qualcosa, lo vogliamo noi, non è che è Krishna. E poi, se noi abbiamo un profondo desiderio, quella cosa si può realizzare, Krishna ci aiuta a realizzarlo. Ma non è che è Krishna che vuole o non vuole. Cioè, se noi facciamo qualcosa di peccaminoso, sicuramente Krishna non vuole. Ma se vogliamo qualcosa e noi diciamo se Krishna vuole, secondo me, no, rimetti tutto... Parlate italiano? Sì. Ottimo, grazie. Metti tutto a peso di Krishna, ma non, secondo me non è così. Tu cosa ne pensi? Cosa ne penso? Ci sono cose che Krishna vuole e Krishna, ovviamente, cose che Krishna non vuole. Infatti lo dice nella Bhagavad Gita, gli dice quello che gli piace e quello che non gli piace. Per esempio questo verso che citava proprio nel commento: ci sono quattro persone buone su Kritin sono buoni, poi ci sono i cattivi, no? E gli asura, i sura. Quindi ci sono cose, attività che Krishna piacciono, vuole che noi facciamo, e ci sono attività. E questo ce lo dicono le scritture, questo ce lo dicono i sadhu, i saggi, la catena discipolare, disciplica, ce lo dice il guru, no? Per esempio, sono tanti cibi nella società umana. Il devoto, il sadhu, il devoto ti dice: guarda, questo lo puoi offrire a Krishna, quest'altro non se ne mangia Krishna, non gli piace neanche guardarle queste cose a Krishna, invece queste cose sattviche, frutta, verdura, eccetera, eccetera, questo a Krishna gli piace. Quindi Krishna è una persona, è come noi, ci sono delle cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono. Come sapere? Bene, certe cose è chiaro perché sono nero su bianco, quindi non è un segreto, non è che uno se deve scoprire. Per esempio, che Krishna gli piace che la gente canta i suoi santi nomi. C'è scritto, se il Signore Chaitanya viene e ci dà il santo nome, si sa che Krishna gli piace, cantiamo i suoi nomi. Sì, Krishna vuole che noi siamo felici, però vuole lui a essere, a farci felici. Lui è fatto così. Cioè, lui vuole che noi siamo felici, però vuole che sia lui a farci felici. E se ci sono dei dubbi, ma questo piace a Krishna, se ne parla. In un certo senso non si potrebbe dire che un desiderio è, diciamo, negativo se ti fa cadere in Maya, mentre è positivo se invece ti avvicina di più a Krishna, nel senso, cioè, se io desidero una cosa e facendola aderisco di più al mondo materiale, allora è un desiderio negativo. Se invece desidero una cosa che invece mi porta più vicino alla dimensione spirituale, è un desiderio positivo. Giusto, hai capito tutto. Chiudiamo qui, grazie. Vai, vedi, io ci ho messo un'ora a dire quello che lui ha detto in 10 secondi. Grazie. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.
Allora, lui è il fondatore, il maestro fondatore. No, è sì, lui era nato.